spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding it away. Come on, come on.
nostro percorso, parlando di edifici pubblici, come ti sono sembrati? Forse le difficoltà che abbiamo incontrato possono essere state la farmacia e la fioreria, dove era difficile girarsi. Una volta entrati non c'era molta possibilità di manovra, e c'è solo chi ha una certa diciamo così indipendenza riesce a gestire un po' queste difficoltà, perché altrimenti c'è il rischio di entrare e di trovarti fermo lì all'entrata, bloccato, sì. Soprattutto nella fioreria ho notato questa cosa, non c'era molta possibilità di manovra una volta entrati, perché ho fatto fatica anch'io a girarmi per uscire. Ciao, siamo qui insieme a Adriano, uno dei membri diciamo storici degli scout del Santo Sobrino, e volevamo appunto fargli qualche domanda riguardo appunto le difficoltà che trova in paese negli spostamenti in carrozzina. E la prima domanda è, diciamo, quali sono le più grandi difficoltà che incontri quando ti muovi appunto in paese? Sì, perché ci sono ancora molte barriere architettoniche. Tipo qualche esempio, quelle proprio che ti danno più fastidio, anche che proprio ti hanno bloccato una parte. Anche quello della banca è più comune. Sì. Marciapiede. E ovviamente non, cioè, sono proprio insuperabili, non è che magari con l'aiuto di qualcuno proprio, cioè, ti bloccano una parte della vita che prima potevi. E pensi ci sia un modo per risolvere, sia anche in una maniera semplice, oppure ci sono semplici, sicuro, basta la buona volontà. Adesso abbiamo anche il nuovo sindaco, che è molto aperto a queste problematiche, quindi insomma dovrebbe essere anche una speranza per il futuro. Allora, siamo qui con Federico Rossi. Ciao, che è stato diciamo una nostra guida in questa nostra esperienza riguardo la segnalazione delle barriere architettoniche nel nostro paese di Sant'Orso, e vogliamo approfondire un paio di tematiche con lui che possiamo avere qui presente oggi. E innanzitutto cominciamo subito col chiedere quali sono le problematiche maggiori che hai incontrato da quando appunto hai riscontrato questa tua disabilità. Allora, intanto mi fa piacere essere qui quest'oggi assieme, insomma, portare un po' anche questa esperienza un po' concreta, no? di prove, di test drive, no? E ecco, le difficoltà più grandi da 5 anni, insomma, sono seduto. Le difficoltà più grandi che riscontro, oltre diciamo all'unità abitativa di casa, a cui da subito insomma ho cercato di rendere più accessibile possibile, le difficoltà più grandi sono appunto l'uscire da casa, no? Quindi avvicinarsi a quello che può essere un centro, per esempio, no? La difficoltà di salire per rimanere in sicurezza, salire sul marciapiede, voler entrare su un bar, per esempio, andare in un bancomat, o comunque tutte quelle attività commerciali che ahimè dovrebbero essere accessibili a tutti, no? E invece quelle attività magari necessarie, no? Come può essere il panificio, tante volte non è accessibile, no? Quindi punto molto il lato dell'area commerciale, ecco, come difficoltà, che è molto vasta. E allora, adesso mi viene in mente, l'ultima volta che ci siamo visti ci hai parlato di una situazione abbastanza, diciamo, dura per quanto riguarda la speculazione sulle strutture, sui mezzi che vengono forniti insomma, alle persone che riscontrano purtroppo queste disabilità. Vuoi un attimo riparlarci di questa speculazione sulla... In breve, chiaramente. Che scheda hai su da quanto tempo? No, allora, come cenno veloce, il fatto che
il mondo della disabilità è un mondo vastissimo, no? E chiaramente la persona con una disabilità, nel mondo in cui si trova, nella società in cui si trova, deve comunque orientarsi in una gamma di prodotti, okay, che gli consente poi di muoversi in maniera autonoma, maggiormente. E il grande problema, appunto, di questo campo è il costo, no, dei prodotti. Il costo medio di una carrozzina a spinta come la mia, insomma, no? Ma a spinta manuale, costa intorno ai 3-4 mila euro, no? Se si vogliono poi leghe particolari per il peso, no? Perché poi chiaramente il peso della carrozzina influisce, oltre sulla scomodità nel caso di peso eccessivo, no? Il fatto di caricarla in auto, comunque di muoversi, ne risentono poi le spalle, no? Come conseguenza del peso eccessivo. Quindi se una persona ricerca anche una carrozzina per avere un peso ridotto di materiale da portarsi dietro, è vincolato sia a quelle modiche cifre, insomma, no? 3-4 mila euro come ridere. Come vi accennavo, quella sala lì, in quella carrozzina che ero seduto, una carrozzina elettrica che ho acquistato, no? Elettrica, che mi permette di preservare il movimento delle spalle, e l'ho acquistata da 2 anni e me la sto pagando, sono 10.000 euro di carrozzina, insomma, no? Quindi ti è servito fare un mutuo comunque? Sì, è obbligatorio. E il fatto è che comunque, ribadisco, la persona con disabilità, ok, è spinta in questo mondo tecnologico, anche informatico, a visionare una vastissima gamma di cataloghi e prodotti, veramente ce ne sono a zeffe, no? per la propria autonomia, però è limitata dal fatto che economicamente dovrebbe essere tenuta a rubare quotidianamente in banca. Ecco. Senti, vuoi parlarci un attimo del ruolo che hai rivestito nella commissione che ti è stata affidata dal Comune di Schio? Sì, allora faccio parte della commissione. Scusa un attimo, tanto per chiarire, il Comune di Schio è un comune che confina con il nostro piccolo paesino, che è da 35.000 abitanti e quindi ha una importanza politica abbastanza rilevante nella provincia di Vicenza. Sì, 39.000 abitanti. 39.000 abitanti. Sono 39. Sono restato fermo qualche anno fa. Sì, no. E faccio parte di questa commissione Città Senza Barriere del Comune di Schio, alla quale do il mio contributo come persona diversamente abile. E diciamo, siamo una decina di membri, diciamo, di questa commissione di varie età, okay, con varie disabilità differenti. E il mio ruolo e quello degli altri commissari, diciamo così, è il fatto di cercare di individuare quali sono le difficoltà più grandi della città e appunto da commissione cercare poi di spingere come punto più forte, no? Spingere appunto per cercare di migliorare quelle che sono le difficoltà che rileviamo, no? Ecco, discutiamo assieme in questa commissione e poi le segnaliamo, cercando di stringere i tempi anche per risolvere quelle che sono le problematiche che si rilevano, insomma.